La pecora zerasca è la razza ovina originaria del territorio di Zeri. La sua origine è stata favorita dall'isolamento geografico della zona e le prime notizie su di essa risalgono al 1845, quando l'agronomo Antonelli segnalò la presenza a Zeri di un'ottima razza ovina, rinomata per la produzione di agnelli destinati alla macellazione. Attualmente esistono circa 3.000 esemplari di pecora zerasca. Questa razza rientra tra quelle a rischio di estinzione. L'alta qualità delle carni della pecora zerasca deriva anche dal grande pregio del territorio, prati, pascoli e cespugli che crescono in un ambiente ancora oggi incontaminato. L'agnello di Zeri può essere preparato alla brace, fritto o cotto con patate nel tradizionale testo di ghisa. La spongata è una torta dolce. È formata da due strati di pasta all'interno dei quali si dispone il ripieno fatto di miele, pane, frutta secca, aromi e spezie. Si produce tutto l'anno, soprattutto in Lunigiana. Viene impastata la farina con il vino, fatto intiepidire insieme al burro, all'olio e allo zucchero. Viene tirata una sfoglia dalla quale si ritaglia un disco. Su tale disco viene disposto il ripieno e sopra viene posto un altro disco di pasta. Si fanno dei fori sulla parte superiore e il tutto viene messo in forno per non più di 20 minuti. Un primato spetta la nostra terra, infatti il miele della Lunigiana è stato il primo in Italia a ricevere la DOP. Il miele è il prodotto principale dell'alveare, esso deriva dalla trasformazione del nettare che le api prelevano dai fiori e successivamente elaborano e trasformano. La raccolta del miele viene effettuata in genere più volte l'anno, in primavera, estate e autunno, anche se a seconda delle condizioni climatiche e del metodo di conduzione si possono effettuare più smielature o anche una soltanto. Ora lasciamo parlare i rumori e i suoni della nostra terra, quelli antichi, quelli su cui costruire una nuova stagione di sviluppo sostenibile, che passa anche dal cammino che ha fatto il gusto dei nostri prodotti nel corso dei secoli. Se no da domani la trazione principale.